Buongiorno, siamo con il dottor Salvatore Bucchieri e oggi siamo al Policlinico Palermo. Domanda, se è vero che viene chiamato il 118 anche quando non ce n'è bisogno? Allora, il 118 viene chiamato di base perché qualcuno ha un bisogno. L'importante è non chiamarlo in maniera eccessiva, ma confidare prima del consiglio del medico di base e successivamente, se il medico di base ritiene opportuno l'intervento dell'ambulanza, affidarsi ai consigli del personale del 118 che determinerà se quel paziente deve essere accompagnato in ospedale o no. Se vedo una persona accasciarsi a terra per un malore, che devo fare? La prima cosa che si deve fare è bisogna chiamare soccorso, digitare il 118, raccontargli quello che sta succedendo e poi attendere cosa sta succedendo. Ci sono delle pratiche che possono mettere in atto chiunque, dai più grandi ai più piccoli. La prima per esempio potrebbe essere quella della posizione di sicurezza, vuol dire mettere la persona sdraiata su un fianco con un braccio sotto la testa e il ginocchio piegato, che serve evitare che si possa affogare o che possa vomitando e respirare il proprio vomito. Ma queste sono cose per le quali c'è bisogno di un minimo di preparazione. Al momento ci sono ovunque, si fanno dei corsi, che sono appunto i corsi di primo soccorso, che possono essere svolti da tutti a qualsiasi età. Sarebbe molto interessante che si diffondesse la cultura del primo soccorso, perché riuscire ad arrivare per tempo e agire nel modo giusto può salvare veramente una vita. Cosa occorre sapere quando si arriva a pronto soccorso? Allora, bisogna sapere che il pronto soccorso, intanto arrivando, registrandosi al triage, c'è un infermiere che è preparato per stabilire qual è il grado di gravità della situazione, per cui viene assegnato un codice di gravità, sono quattro, bianco, verde, giallo e rosso, a gravità crescente. Il turno poi viene stabilito in base al grado di gravità. Ovviamente entreranno prima quelli più gravi e dopo quelli meno gravi. Non è il tempo di attesa che determina un turno. Se io ho un leggero mal di testa e mi presento al pronto soccorso, mi visitano oppure mi mandano dal medico di base? Sarai sicuramente visitato, perché il compito del pronto soccorso comunque è stabilire anche il grado di patologie. Sarai visitato, sarà stabilito se devi fare accertamenti, se non fosse necessario ti saranno dati dei consigli che potrai, di accertamenti o di terapie che potrai svolgere col medico curante, ma in ogni caso verrai visitato, non esiste, non è plausibile che arrivi in pronto soccorso e nessuno ti visiti. Mi posso vaccinare al pronto soccorso? No, ci sono degli uffici dell'ASP che sono predisposti a questo. La vaccinazione è una cosa molto importante, ma che necessita sempre di una visita medica, di una serie di approfondimenti prima di dare il via alla vaccinazione. Lo si può fare sia negli uffici dell'ASP che col medico curante, ma comunque va fatto in sede separata, non è una procedura che si fa in pronto soccorso. Come si diventa medico e medico del 118? Si diventa medico studiando, bisogna fare il corso di laurea, poi c'è un corso di specializzazione, alla fine passando l'esame d'abilitazione si è realmente abilitati all'esercizio della professione medica. Medici del 118 sono dei medici che fanno un percorso particolare di formazione per cui possono andare a lavorare al 118. Poi ci sono vari tipi di medici, ci sono i medici diciamo generici del 118 e i rianimatori, che vengono ovviamente distribuiti in base al tipo di urgenze che ci sono nel territorio. Vorrei donare il sangue per un mio amico che è ricoverato all'ospedale. A che età si può donare il sangue? Allora, per donare il sangue bisogna essere maggiorenni, bisogna essere in stato di buona salute, per cui bisogna rivolgersi alle associazioni che si occupano di donazioni, che faranno prima degli accertamenti per stabilire se puoi donare sia per la tua salute che per la salute di chi riceverà il sangue, e poi farà un prelievo che verrà destinato alla donazione. I casi in cui si possa donare direttamente per una persona sono veramente rari, ma ci deve essere un grado di urgenza tale da essere acconsentita come donazione. Di solito ci sono delle banche del sangue, per cui in realtà è importante non andare a donare per il proprio amico, ma andare a donare regolarmente in modo tale che non ci sia mai carenza di sangue nelle banche del sangue. Quanti pronto soccorso esistono a Palermo?
A Palermo ce ne sono 6 distribuiti, almeno nella città di Palermo, ce ne sono 6 distribuiti su tutto il territorio della città, da nord a sud, da est a ovest. Bisogna sempre, in caso di emergenza, andare al pronto soccorso più vicino, perché dobbiamo sempre garantire le cure nel minore tempo possibile. Poi ovviamente il 118 può anche decidere, un'ambulanza può anche decidere di variare nel caso in cui si sia riscontrata una patologia per cui che può essere curata meglio dove ci sono le branche specialistiche in un ospedale un po' più lontano, ma sempre dopo una valutazione del medico. Ma dei bambini che non stanno male possono entrare al pronto soccorso? Allora, i bambini in ospedale è sempre meglio che non ci entrino, perché negli ospedali è stato visto che c'è una maggiore quantità di patologie che possono essere contagiate a chi entra in ospedale. I bambini che sono un po' più delicati dal punto di vista del sistema immunitario è meglio che non ci entrino, che ci stiano il meno possibile. Un'altra cosa che è da sottolineare: se una persona ha un'influenza o ha la tosse o non sta benissimo, è meglio che non entri in ospedale per proteggere invece quelli che sono già ricoverati, che potrebbero prendersi le malattie dei visitatori. Per cui con l'influenza non si va in ospedale, così come i bambini, per non prendere malattie è meglio che non vada in ospedale, a meno che non ne hanno bisogno. Bene, ringraziamo il dottor Salvatore Bucchieri e alla prossima. Ai, mi sento male, aiuto. Signore, ma chi ha? Novire, mi sento male. Che cosa si sente? Non lo so, mi sento male. Io vado di fretta, ciao. Va bene, ok, arrivederci. Ai, mi sento male, aiuto. Signore, ma che ha? Mi sento male. E che si sente? Non lo so, mi sento male. Vabbè, io sono in ritardo, mi dispiace. Va bene, arrivederci. Ai. Scusi, ma che ha? Ai, mi sento male. Ma perché non c'è il 118? Non ci avevo pensato. Ma? Ai. Secondo gli ospedali in Sicilia funzionano o non funzionano? Secondo me ci sono ospedali che funzionano molto bene, che sono delle eccellenze nella cura di alcune malattie, dei tumori, di varie malattie, insomma, che possono esserci, colpire la popolazione. Quello che non funziona sono i tempi di attesa per fare alcuni esami che sono eccessivamente lunghi, e questo sicuramente non fa bene alla salute. Lei è attenta alla propria salute? Cerco di esserlo, però ogni tanto purtroppo no. E lei? Io sì, infatti ci sto attenta a cosa mangio, cerco di mangiare sano e fare sport, movimento. Lei, cosa pensa della dieta mediterranea? No, veramente al mare non ci vado. Allora, io ho detto, cosa pensa della dieta mediterranea? E io ho detto che io al mare non ci vado. Arrivederci. L'inquinamento dell'aria fa male alla salute? Ma ovviamente che fa male alla salute, perché tu cosa respiri? L'aria, se l'aria è pulita, il tuo respira l'aria pulita, l'aria è inquinata, tu respiri non solo, diciamo, ossigeno, azoto e quello che è, ma anche tutte le polvere sottili, vedi tutte queste macchine, tutto il fumo delle macchine finisce nell'aria, noi respiriamo e quindi respiriamo anche lo scarico delle automobili, delle fabbriche, delle industrie. Secondo lei nel cibo c'è plastica? Eh sì, purtroppo nel cibo c'è plastica e quindi ad esempio nei pesci, quindi dipende tutto da noi cittadini a evitare di buttare plastica a mare ma anche per strada. Dobbiamo stare attenti, dobbiamo evitare, non possiamo evitare di mangiare il pesce perché il pesce è un alimento sano, però dipende da noi a mantenere pulito sia l'ambiente che il mare. E quindi sì, è vero, c'è la plastica è presente anche nei pesci, in alcuni alimenti. Secondo lei, chi paga le spese degli ospedali pubblici? Allora, ovviamente lo Stato, che rifinanzia attraverso le tasse alla fine sono pagate da tutti i cittadini, quindi in ultima, alla fine siamo noi tutti che contribuiamo alle spese di gestione della sanità e dello Stato in generale. Quanta frutta e verdura mangio ogni giorno? Perché sono cose che si mangiano, ma c'è il muore. E con la puntata sulla salute concludiamo la seconda stagione di Cose di Casa Nostra. Un saluto da noi e un arrivederci! Arrivederci!